tata Granarolo ti vuol bene. E queste mani che state vedendo agire con tanta maestria e abilità le avrete sicuramente già notate, invidiate, ammirate in tanti film. Certo, è giusto chiedere ad un attore tante diverse prestazioni oltre la recitazione vera e propria, ma non si può certo pretendere un'abilità pari a quella di un consumato funambolo dell'illusione com'è Tony Binarelli, che ci è venuto a trovare oggi l'Italia Sera. Buonasera Enrica e buonasera Italia, ovviamente, quella magica e quella non. Ti posso rubare la frase, sì? Certamente. Senti, per esempio, tu a chi hai prestato le mani, Tony? Ma dunque, le ho prestate a due personaggi, moltissimi personaggi, tra cui Delon, Terence Hill, ma il più particolare è stato sicuramente la Bardot. La Bardot? Brigitte Bardot, sì. Pensa che per fare la Bardot mi hanno messo delle unghie finte rosse lunghissime così, ma non solo. Mi hanno tagliato i peli delle braccia fino a qui. Un prurito, ragazzi, pazzesco, dopo alcuni giorni. Ti assomiglia anche un po' alla Bardot, volendo, insomma. Sì, è il biondo dei capelli che mi manca. Senti, ti ho preparato una sorpresa. Cioè? Guarda, qui, attenzione, signori, una predizione per Enrica. Questa è una spilla, questa è una busta su un'azione che tu farai prima o poi in trasmissione. Anzi, un'azione che io farò prima o poi in trasmissione. Esatto, facciamola subito. Io metto le carte. Sì. Adesso Enrica deve tagliare dove vuoi. Taglia. Perfetto. Mettiamo un attimo a croce così. Ti vuoi sistemare la spilla nel taschino, per cortesia, questo fermaglio? Da questa parte o dall'altra? Così, sì. Va bene così. E con questo abbiamo fermato la buona accordi praticamente. Vuoi prendere la prima carta dove hai alzato? Sì. Guardarla, non farla vedere a me, mi raccomando. Sì, neanche a loro? Farla vedere a loro, vai, io mi giro, su. Ricordatevi questa carta, che sta per succedere qualcosa di importante, fine di passaggio. Ma guardate. No, guardate, mettila sotto la spilla. Perfetto, ottimo abbonante, va bene. Allora, dicevamo, ricominciamo il discorso, perché questa è stata stato una cosa estemporanea. Sapevo che doveva accadere qualcosa, ma non che cosa. Tu hai vinto addirittura 3 premi mondiali di manipolazione di carte della Société Internationale d'Art Magique, è giusto? No, quasi. Federazione Internazionale Società Magica, ti ricordi quasi tutto. Bravissima, è incredibile. Ma a parte l'esperienza che avrai acquisito in tutti questi anni, ci sarà stato bene qualcuno che ti ha dato i primi rudimenti, che ti ha fatto così scoprire la magia, la voglia di magia? Sì, c'è stato, si chiamava Agostino. Anzi, voi immaginate, ecco, una sala quasi come questa nostra ambientazione così, ed è una sala da biliardi o un bar della periferia romana dove abitavo da bambino. Andavo lì quando avevo 14, 15, 16 anni e un giorno trovo a un tavolino un personaggio che non ho mai visto. Era un vecchietto che stava lì calmo e tranquillo con questi occhietti neri, pungenti, un doppio petto blu, un po' liso, però così, la cravatta a righe come la mia di oggi. E lui faceva delle strane cose, prendeva dei mazzi di carte, anche nuovi, ancora da sbollare, e guardate che faceva, le apriva, e li sigillava, gettava via la carta, sbollava anche l'ultimo blocco, dopodiché toglieva le carte che non servivano per il poker, per cui i jolly, 2, 3, 4, 5, 6, ancora gli altri 2, 3, 4, 5, 6, questi vanno bene, toglieva le carte, io lo stavo guardando perché non lo conoscevo, non sapevo che cosa avesse mai fatto, e la cosa curiosa è che lui a un certo punto si mise, tolse tutte le altre carte, si mise a mescolare quelle che gli erano rimaste in mano, così. Dopo un po' chiese a me, che lo stavo guardando, mi tagli, come faccio con Enrica, vuoi tagliare, fai il binario, della situazione. Dopodiché si metteva a dare le carte, 4 mani di poker, così uno. No, questo è l'altro giorno, lo possiamo anche togliere. Agostino. Agostino, lo possiamo anche togliere, quindi, e dava le carte così.